Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Teachmill e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori di Teachmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Teachmill, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Teachmill UK LTD e Teachmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è l'ultimo webinar del mese di febbraio. Lunedì ci sarà poi un altro evento, poi faremo una piccola pausa e quindi poi riprenderemo, se non sbaglio, il 9 di marzo. Comunque, chi è già iscritto a questo sarà automaticamente iscritto anche a quelli di marzo. Prima di entrare nel vivo, come sempre ogni venerdì, c'è una piccola presentazione del broker che rappresento, che è Teachmill. Teachmill è un broker non di lead desk, significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider senza alcun intervento manuale da parte del broker. La regolamentazione FCA UK, quindi fonti segregati, separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline, operiamo sotto ESMA. Nessun requote, nessuna limitazione sulle strategie che utilizzate, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune. E gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, con una velocità di esecuzione media di 0,1 secondo, garantita grazie agli oltre 10 server sparsi per il globo. Non ci sono costi né sui prelievi né tantomeno sui depositi. Questa è la mappa dei nostri server e potete confrontare le commissioni, gli spread di Teachmill. Abbiamo aggiunto nuovi liquidity provider, quindi l'offerta è ancora migliorativa e potete confrontare l'offerta spread e commissioni con gli altri broker in qualsiasi momento da un broker, da un provider esterno che è MyFXBook, e noterete come quasi sempre i nostri spread e commissioni sono tra le più basse. Grazie a queste caratteristiche, per 2 anni di fila siamo stati premiati come miglior broker per esecuzione. Ok, io ho finito la breve presentazione, quindi adesso vado in piattaforma, vediamo un po' che succede. E do la parola a Tony, ci sono già tante domande, vedo. Tony, direi che vedendo adesso il grafico sul Nasdaq, il detto in borsa che si sale con le scale, si scende con l'ascensore, lo definirei abbastanza calzante, o sbaglio? Beh, sì. Beh, questa poi è una sorpresa al di fuori di tutte le sorprese. È una sorpresa delle sorprese delle sorprese, perché si era parlato di un dicembre-dicembre del 2018, ma nel dicembre del 2018, insomma, siamo andati da 6.700 di Nasdaq a 5.900. Ricordo, non so, il FTSE MIB aveva perso 1.000-1.500 punti, adesso non mi ricordo bene, arrivò a 17.960 come minimo quel dicembre, ma forse era poco sopra 19.195. Invece qui abbiamo un Nasdaq 100 che vale in questo momento 8.150, ma viene solo se una settimana scorsa ha fatto 9.780, per cui ci sono 1.600 e passa punti solo di Nasdaq 100. 1.600 punti e parte sono il 20% nel giro di 5-6 sedute. L'Italia, il suo nuovo record degli ultimi 11 anni a 25,5, qui siamo a 21,7, per cui 21,5, 4.000 punti quasi e così via. Anche il record del DAX 13,8 e siamo qui a 11,7, per cui 2.000, 12,7, 13, 2.000 punti, non so neanche che quanto è lo Standard & Poor's, anche lì 2 oltre 50. Evidentemente chi nel caso mio ci sono le registrate, non avrei mai pensato a questo tipo di crollo, però che lì sacco fosse dietro l'angolo e di porre attenzione a non stare long mai e non farsi tentare dai primi ribassi, perché i veri sacchi avvengono proprio nelle situazioni in cui,
chi ha meno esperienza, e sono quasi tutti, compresi i commentatori TV, io li sentivo tutti i giorni, su, è il trend, ricompra la liquidità, questo e questo e quest'altro. E uno dirà poi nella storia, perché me le ricordo tutte, nella storia passerà il cigno nero, io il coronavirus, il cigno nero. E non è vero come non è vero le due torri, ecco non è vero le due torri del settembre del 2011, come non è vero Lehman Brothers, sono tutte sciocchezze che vengono utilizzate mediaticamente per sintetizzare un crollo, ma il crollo, come avete visto, non è avvenuto. Io ieri ho pubblicato sulla mia bacheca un articolo che ho scritto il 26 di gennaio. 26 di gennaio, e lì Nasdaq 100 è andato da 9.000 a 9.007, FTSE 1000 da 24.000 a 25.5, il DAX da 12, 13, 8, e quindi evidentemente quando si parlerà, ma c'era il coronavirus, era un cigno nero, sono scuse, così anche Lehman Brothers, il giorno di Lehman Brothers, sì, perso 3-4% la borsa, ma il 2008 è stato funestato da una grossissima discesa di cui 1.000 punti imputabili anche le Lehman Brothers, uno poteva entrare primo, uscire primo e via così. E le due torri ancora di più sono cazzate perché lo storno cominciò 10 marzo del 2000, 10 marzo del 2000 fu il massimo di borsa e si scendeva sempre, poi con le due torri c'è stata un'ulteriore accelerazione con le torri gemelli. Ma parliamo del settembre 2001, per cui eccetera. E questo ovviamente chi ha memoria, ha molta esperienza, fatti i mercati, non ha dei dubbi. Chi evidentemente negli ultimi 11 anni vede solo salire, giustamente non avendo l'esperienza, deve farla. E queste sono le situazioni per cui tutti i discorsi che io leggevo. Chi mi segue anche sulla bacheca, qualcuno ogni tanto faceva lo spiritoso anche qui dentro, ma va bene. E sulle banche, Banca Intesa, vediamo che oggi l'Italia a un certo punto ha decelerato, Banca Intesa, le banche. Il coronavirus, sì, è verissimo, ha peggiorato, è andato drammaticamente peggio, ma era un'avvisaglia palese che la sappiamo da 23 gennaio, 24 gennaio. Eccetera. E quindi c'era questo rischio. Assolutamente non ipotizzavo che anche l'Italia diventasse protagonista con la gente con la mascherina, presidente della regione Lombardia con la mascherina, e ste cavole, questo non lo sospettavo assolutamente neanche io, però fatto sta che la frittata è fatta. Evidentemente anche io lo dico, ho preso solo una prima parte dello short, una primissima parte. Mi sono accontentato perché anch'io, povero Cristo, ogni volta che shortavo, se aspettavo, poi risaliva e poi ogni volta mi sembrava un eccesso e quindi non ho comprato, ma sono stato a guardarlo essenzialmente. Oppure faccio scalping di 100 euro, 200, dei piccoli trattini di qualche punto in questa frenesia collettiva. E questo è quanto. Quindi i mercati, vediamo che cosa hanno trovato. Andate a leggere esattamente quello che ho scritto sul mio post, che l'ho ripetuto ieri in bacheca del 26 di gennaio. Si cercava un pretesto importante per stornare. Perché pretesto? Perché dei motivi per stornare, delle paure ce ne sono stati tanti. Di elementi dal punto di vista economici, la gente anche che scriveva è un'influenza, è poco più di un raffreddore, ne sono morti 20, ne muoiono 200.000, tutti questi bei discorsi qui, però questa gente qui si deve ricordare di non ironizzare, di non fare più discorsi da esperti, quelli che dicevano ce ne sono tanti, coronavirus è una boiata, questo ottimismo, è un pretesto, secondo me è un pretesto per... Perché andremo incontro a una recessione sicuro globale e un'accelerazione che verrà risolta perché credo verosimilmente che questo coronavirus, coronavirus più o meno nel tempo verrà debellato e quindi
le riprese dei trimestri successivi avranno un delta incrementativo molto ma molto più importante della perdita che avranno adesso, cioè ci sarà la ripresa e quindi non credo che sia un qualche cosa che potrà danneggiare strutturalmente l'economia. Non credo, anche se c'è grossa sofferenza presso albergatori, negozianti, agenzie di viaggio, compagnie aeree, albergatori, abbiamo sentito tutte le interviste, ristoranti, tutto un disastro. E quindi andremo magari a fare un PIL meno importante, ma se già il secondo trimestre, o facciamo il terzo, parte del secondo trimestre, dovesse avere una regolarizzazione, ovviamente il delta, anche solo regolarizzandosi, vuol dire ritornare come prima e quindi avere un delta che recupera completamente la negatività di questo trimestre. E quindi, dal punto di vista strutturale, questo ribasso violento non è fuori luogo. Non è fuori luogo, volevo dire, ci sta, vi do dei dati. Maggio dell'anno scorso l'Italia era sotto 20.000, adesso siamo ancora 21.770. A ottobre, il 4 ottobre, quando siamo andati a Napoli per Investing, Napoli fece 22.000 e quindi siamo a 9.8. Io quest'estate qui era Formentera, a luglio, io mi ricordo benissimo quando a luglio bucò 8.000, poi loro cacciarono indietro fino a 7.000 il Nasdaq 100. È lo stesso discorso, per cui sono prezzi tutto sommato depurati da quella euforia dettata da trading system americani o dagli americanoni, che loro sono lì con la bandiera tutti soddisfatti al panino e comprano, vanno col trend, e poi sono lì che si indebitano con i margin debt, si indebitano per comprare tutti soddisfatti, e quindi quando va giù creano del casino. È già successo a febbraio 2018, è già successo a dicembre 2018 ed è successo anche a febbraio 2020. Perché loro non gradano mai, salgono sempre, fanno 300 record di seguito, così, perché sono lì, fanno il tifo, tutti lì col panino grassi a guardare la televisione. E io ci sono stato lì e mi dà fastidio e non hanno mai quella moderazione, poi fanno quel robo lì, che di fatto poi va a danneggiare tutti, perché poi quando ci sono questi tipi di escursioni, almeno noi retail, ne prendiamo chi è bravo una piccolissima parte, in genere, e gente ci sacano a tutti. E quando sale, 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 magari ne prendiamo una piccola parte e gente ci sacano. Per cui escursioni da meno 22%, secondo me, nel giro di 5 sedute, o uno ha una size non emotivamente, come avevo consigliato, ma io non l'ho fatto e non voglio fare, non emotivamente sensibile, per cui, come ho fatto io con l'oro, avevo 1.500 euro di oro con un'opzione, l'ho triplicati. Ma se incominci a giocare di un Nasdaq pieno, di un DAX pieno, di due FIB pieni o di un FIB, insomma, così, ovviamente quando prendi 3, 4, 500 punti ti accontenti, e il resto sono dolori. E questa è un po' la situazione. Avevo detto due o tre volte, siccome le puntate praticamente del 2020 sono state tutte intonate alla prudenza e alla descrizione dello stato quasi di follia in cui si trovavano i mercati finanziari, avevo detto anche una puntata di 2 venerdì fa, o di venerdì scorso, forse 2 venerdì fa, dico: se crolla, io non dirò, l'avevo detto, e infatti non dico un cacchio, e andiamo avanti per la nostra strada. Fatto sta che adesso siamo di nuovo a nuovi prezzi, c'è chi sarà insaccato, c'è chi ha ancora la liquidità, c'è chi avrà smesso di giocare in borsa o pensa di aver smesso di giocare in borsa. Ma noi andiamo avanti, cerchiamo sempre di vedere cosa fare. Ecco, questo è il mio cappello di entrata. Se abbiamo delle domande, vuoi farmi qualche cosa, altrimenti continuo ad andare avanti. Ah, sì, ci sono diverse domande. Tony, io sono uno di quelli che ti ha seguito nel consiglio appunto di usare una size bassa, proprio di non essere coinvolto troppo emotivamente,
E questo ha premiato proprio perché io un cert sul tax ce l'ho ancora da 13.000, quindi ti ringrazio proprio perché comunque sono consigli molto preziosi che uno magari ti dà anche per scontato, ma poi in No, no, realtà. non sono per scontare. No, 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 li do io quello che dico. Tanto se vi vedo sempre numerosi, non lo metto neanche più in bacheca perché mi piace questa famiglia di Tickmill. Ormai lo sanno, arriva l'email. Vi vedo sempre costanti o in incremento, per cui si vede che chi è qui, meno male, ha imparato qualcosa e gli piace quello che diciamo. No, no, io per scontato non conto niente. Io conosco la psicologia dei trader. Evidentemente, chi è qui ad ascoltarmi ha voglia di imparare, ha voglia di sentire uno di esperienza e uno che non è legatissimo alla tecnica, nel senso che io a me sta benissimo l'analisi tecnica, in qualche volta ogni tanto ne parlo anch'io, però mi dà fastidio chi ignora completamente le cose che succedono, perché il trend, perché il trend, perché il trend, perché il trend, e l'obotizzato continua a dire, avete visto, e poi si stima magari nei post di dire perché non segue il trend e poi scompare. Io, siccome purtroppo ho tanti anni, ho quasi 58 anni e avevo 15 anni che seguo la borsa, si capisce, non, ne ho viste, ne ho riviste, ne ho riviste, poi scompaiono i più anziani, qualcuno predica un po' di prudenza, poi sai, io parto un po' prima, per cui magari per una settimana, 2 settimane, prendi anche, non dico lì, qualche sberleffo, ma a me me ne frega niente. Purtroppo il timing in questo gioco è tutto, ci vuole del culo, scusate il francesismo, ma ci vuole anche del culo, perché io sono sincero, non mi vede contento, ve lo direi, perché io mi hanno sgretolato, diciamo, il castello che avevo cominciato a costruire, diciamo, giovedì scorso, mercoledì, giovedì, quando vennero fuori i profit warning dell'Apple, martedì notte, aprì tutto rosso e poi recuperò tutto, Wall Street col coronavirus che ancora c'era, ancora sempre di più. La warning dell'Apple, e ci fu un mercoledì e un giovedì, un inizio. A questo punto ho smontato, sono rimasto con un'opzione, rimettendo in serata, alla fine ho vinto un cazzo. Per cui sembra che lo sappiano. Mi serviva un giorno in meno di questi strappi che continuavano a salire, sti maledetti. A 9,8 e poi anche col FIB non demordevano mai, e lì io avevo delle opzioni grasse, le ho fatte vedere anche qui, le ha viste anche Giuseppe Cericola, e le ho rinnovate, le rinnovate senza gravi danni, però a un certo punto boh, fanno anche questa aggregazione Banca Intesa, UBI. Fermiamoci un attimo. E poi c'erano dai 25,5 a 21,8, per cui se avessi preso qualcosa di grosso, di carino, l'avrei detto, senza stimarmi, perché quando uno vince sul ribasso c'è sempre la maggior parte delle persone che soffre, e uno che ride, fa vedere che guadagna con gli altri che soffrono, sta sul cazzo, come a me sta sul cazzo quando uno, per cui l'avrei detto con l'umiltà del caso, invece non ho preso sinceramente, ho preso una briciola, una parte, ho rimediato un po' di cose, ma non ho guadagnato niente, pur avendo l'idea giusta. E questo è un altro cappello. Vai con le Grandissimo domande. Tosco, onestà intellettuale introvabile, veramente. Allora, fatti tanti complimenti. È questo che fa grande Tony, ti dice la verità. Assolutamente d'accordo con Roberto. Nicola, grazie per tutto. Come al solito, ti seguo il più possibile. Nicola di Genova. Allora, ci sono diverse domande. Allora, partirei con Pietro che dice: Ciao Tony, questo pensierino l'ho predisposto per te. Piaccia o non piaccia, la produzione mondiale è bloccata, reagirà certamente, ma è un concreto vantaggio predittivo, in particolare per il petrolio. La stagionalità in questo periodo dice long, ma è evidente che esploderà solo se e quando il mondo si sarà reso conto delle reali conseguenze
del coronavirus. Nel frattempo, uno short è d'obbligo, poi Pietro aggiunge alcune caratteristiche tecniche come l'ATR, però in sostanza sta chiedendo se si può continuare con lo short sul WTI, quindi sul petrolio. Vado a prendere anche il. Essere molto preparato questo Pietro, che ringrazio, perché ha posto la domanda con una finezza, la posta molto bene. Beh, col petrolio sì, il petrolio me l'hanno chiesto, ho anche abbandonato quota 51, si è preso short, ho detto ormai sono, mi chiamano dappertutto, non riesco a dire no perché poi mi diverto a provare a insegnare, ero anche da De Carvis l'altro giorno, lunedì ne ho fatti quattro con Tradelink, per cui sul petrolio sì, sono sempre stato negativo, adesso non lo so, poi c'è un eccesso, però l'OPEC l'hanno rimandato, se l'ha fatto Pietro perché hanno rimandato l'OPEC, ha avuto un'ottima intuizione perché il rischio era effettivamente che ci fosse un calo, era netto perché la domanda di petrolio l'avevamo detto che il 20% in meno, addirittura i cinesi, se non di più adesso. Quindi è stato molto intelligente. Cioè, e poi ha fatto nella porre la domanda. Io ho notato questo: è bella questa domanda perché lui dice la ripresa delle borse avverrà quando il problema sarà definito. Ed è bellissimo questa frase. Sembra che è uno che mi segue pedissequamente e lo ringrazio perché è proprio la definizione del problema è quello che serve alla borsa. Cioè la borsa scende quando c'è incertezza, anche se sa che probabilmente poi si rimedia tutto. E quindi la definizione del problema è tutto. È parzialmente vero che io mi auguro che se si aspetta di definire il problema. Coronavirus, io credo che ci vorrà tanto tempo ancora a capire quanto possa incidere. Quindi a sti ritmi non possiamo andare, cioè, non possiamo andare a questi ritmi di meno 5 al giorno, per cui siccome credo che il problema, cioè la domanda è posta benissimo, Pietro, beh, però siccome credo che ci voglia del tempo di definizione, o rallenta il tasso di debacle, di calo, o il mercato comincerà in qualche modo a fare anche qualche rimbalzo, come nella logica dei rimbalzi, nella speranza di ipotizzare che in qualche cosa si risolva. Quando è che finiamo di scendere? Sul petrolio va bene, adesso partire. Quanto vale adesso il petrolio? Non l'ho visto molto basso stamattina. Ecco, 44 Dollari e 50 adesso. e 50. Oddio, sì, 44. Io sono proprio così di mentalità. Ecco, siamo sul minimo assoluto, se escludiamo gennaio del 2016, febbraio 2016. Sì, va bene, però partire con un'iniziativa adesso a 44, se ce l'hai già, prova a controllarlo, fai un trailing stop. Un trailing stop, cioè mettiti uno stop profit via via che il petrolio scende, te lo metti un dollaro e mezzo sopra al prezzo che è, e poi se ci dovesse cominciare una ripresa lo chiudi. Io ho fatto oggi con loro, avevo detto, qualcuno mi chiedeva sempre del mio oro, oggi l'ho chiuso, io la vivo a 1460, l'ho chiuso a 1623. Così parliamo anche dell'oro perché insomma, magari a 1.680 guadagnavo molto di più e poi vedi che cali, resisti, 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 resisti. A questo punto l'ho mollato anche perché psicologicamente quando hai 100, 210 dollari di gain, te ne trovi 60, ti rode, te ne trovi 140, 130, 140. Sei contento uguale, però comincia a roderti. L'oro, voglio spiegarlo anche qui, l'ho già detto da un'altra parte, effettivamente, qui me l'ha fatto notare un ragazzo, non è un'idea mia, ma un ragazzo, dico anche il nome, Antonio Noia, che non c'è qui, che è uno che mi scrive spesso, è anche pesante, devo essere sincero, però mi ha fatto un ragionamento che mi è piaciuto, dico bravo, questo lo dirò, e lui dice se i portafogli, i grandi portafogli, i fondi, chi fa diversificazione e le gestioni hanno comperato sempre in questi mesi opere loro come safe asset, cioè come bilanciamento, come
di un eventuale crollo dell'azionario. Voi sappiamo che è questo, no? Compri oro perché se crolla tutto, l'oro sale ed è andata così. Però per vari strani motivi sono salite sia le azioni sia l'oro. Dal momento che i portafogli escono, come stanno uscendo questi 5-6 giorni, perché c'è stata una liquidazione eccezionale, no? Con meno 20% vuol dire che tutti i fondi hanno liquidato, anche il portafoglio con solo oro non ha più senso perché sono portafogli bilanciati e quindi c'è stato un sacco di oro che è uscito causa sell-off. E non è un ragionamento del cavolo, perché altrimenti non si spiega. Siccome questo comincia a perdere un dollaro all'ora, io a un certo punto, l'ho detto prima anche a Giuseppe, insomma me ne sono liberato a 1623 un'oretta fa. E l'ho cacciato via, così siccome qualcuno mi aveva promesso che dicevo quando andavo via l'oro, l'ho cacciato via un'ora fa. Non ho idea sull'oro, però sai, non vorrei trasformare un bel guadagno in una porcheria, visto che poi era l'unica cosa bellissima che ho fatto e ci tenevo, insomma, a portare a casa qualcosa. Poi, scusami, c'era una domanda, c'era qualche cosa? Beh, Questa domanda di no. Pietro ha risposto, sì, rimani short, però fai il trailing stop, comincia a pensare che poi i mercati sono strani, 44 dollari è già un prezzo stressato. Certo che l'abbiamo visto di tutti i colori, però sconta già tutto il pandemonio che c'è, il petrolio, può darsi che un paio di dollari perda ancora comunque. Perfetto, tra l'altro hai anche risposto a una domanda sul gold che ti faceva Maurizio, perché ti dice cosa ne pensi del gold che non reagisce, aveva già anticipato lo storno dell'equity, direi di non ritornarci perché hai spiegato perfettamente. E ha spiegato bene anche Maurizio, ha anticipato lo storno dell'equity nel senso che alla fine tutte le correlazioni, a parte che saltano col quantitative easing, sono fatte da dei motivi, a quello che conta è la domanda e l'offerta. Siccome c'è un'immensità di liquidità enorme, e quindi paradossalmente uno manteneva i portafogli delle azioni e comprava oro, per cui le azioni non scendevano perché non le vendevano, addirittura le compravano. E loro furbescamente qualche toni, e qualcuno che continua a dire: ma insomma, c'è il coronavirus, c'è questa storia, c'è la recessione, l'economia che c'era, e quindi loro ha fatto proprio un rally giustissimo e l'ha scontato e l'ha anticipato, però fisicamente. I portafogli, io qualche cosa dei fondi so, hanno degli obblighi e quindi se tu compri l'oro a protezione degli asset, una volta che fai sell-off dei tuoi asset, è coerente anche fare sell-off dell'oro. Rimarrà l'oro intorno? Sì, io lo monitoro, quel termine che non mi piaceva, sicuramente rientrerò nell'oro. Magari rientro anche lunedì, io già ma magari 1590, 1600, mi lascio tentare perché alla fine il contesto lo premia, però adesso c'è proprio la fuoriuscita di tutto l'eccesso speculativo che aveva avuto, è fisiologico, ma rimane sempre un asset da tenere in considerazione. Se uno ce l'ha, secondo me, a questi prezzi, anche se l'ha pagati 10-20 dollari in più, non si deve preoccupare, insomma. Per me lo rivediamo presto, al massimo. Ottimo. Allora, diciamo questo non è proprio il core business di Tikmill, le azioni su Intesa e Eni, però visto che siete qui e ci state seguendo da parecchio, te la faccio Tony lo stesso da Alessandro che prima dice un piacere avere il privilegio di ascoltare Tony in giornate frizzanti come queste, ti chiede Alessandro. Un parere su Eni, oggi ho pubblicato i dati piuttosto negativi, però hanno confermato il dividendo. Un primo prezzo a 11 si può cominciare a comprare già oggi o restare investiti nel weekend, anche se con poca esposizione è troppo rischioso? Poi, Bene, Tony, Alessandro. faccio anche un'altra domanda collegata all'azionario, così su Eni siete parecchi a chiedere, perché poi Luigi chiede. Rivedere Eni come nel settembre del 2001 è Intesa 2 e 18 è il caso di accumulare con piccole size. Queste sono le due domande sull'azionario. Tony, ti chiedo magari un piccolo commento, un breve commento, poi perché ci sono poi altre sugli indici, anche altre domande. Ma io Banca Intesa c'ho una battaglia, la vinco, ve lo giuro, ve la vinco, iniziata a giugno proprio con Tikmill e poi sulla bacheca, ma
nei webinar con TicMill è una battaglia che la voglio vedere, ma per quanto la voglio vedere al mio famoso 1,81-1,83, senza dividendo, perché il dividendo è evidentemente a maggio 19 centesimi, andrà un po' a pesare. E tutto sommato, per quello che riguarda i bancari, in una situazione dove l'imprenditoria italiana, dagli alberghi, ripeto, alle attività, ai viaggi, sarà contingente, però sarà un po' sfiancata per dei mesi. Poi sentivo che in Lombardia, in molti comuni, dicono blocchiamo la restituzione dei mutui, cioè, per carità, mossa nobile, però insomma cerchiamo di aiutare. Insomma, c'è una situazione tale dove insomma le banche non è che sia proprio l'ideale per loro questo momento qui. Sono sfortunatissimi chi aveva Intesa, perché dopo aver sofferto parecchio, perché Intesa con tutto che saliva, tutto sommato rimaneva lì 2,30, 2,28, 2,32, sempre lì con tutto che andava sulla luna. Col lancio della OPS verso UBI si è sbloccata, aveva fatto un bel rally ed era bella, 2,60, aveva superato delle determinate resistenze e stava là e poteva in quel pandemonio rialzista avere anche dei presupposti di ulteriori rialzi, perché tutto sommato l'aggregazione, la proposta di fusione con l'UBI era un qualche cosa che poteva creare buone aspettative, risparmi, eccetera. Adesso in stock house se ne parla molto meno, arriverà fuori il tema, e però bisogna che l'economia italiana esca, per cui calcolando che ci sono un trimestre, un paio di trimestre negativi, e le banche faranno molta fatica perché i tassi rimarranno ancora più bassi e i prodotti interno lordi saranno negativi, è facile presupporre, insomma, che non sia la banca, le banche, le più reattive in un eventuale recupero. Mentre per quello che riguarda l'ENI, tutto sommato, mi piace molto di più, è un prezzo storico estremamente interessante. Oggi o ieri, appunto, hanno confermato il dividendo, ma è una cosa importante perché sono 83 centesimi, 85, 83, 85, una delle due, 84, perché fanno in due tranche, mi sembra da 41 centesimi. L'anticipo del dividendo l'ha già data a novembre, poi ci sarà un'altra parte, mi sembra, o a maggio, a settembre, adesso tutto non mi ricordo. Comunque 82 centesimi, un titolo che vale 11, solido come l'ENI, va bene, mi piace un po' di più. Oh, poi posso sbagliare, perché Banca Intesa si stava trasformando con qualche chance, infatti avevo cambiato il mio giudizio da sell a hold, no buy, hold, insomma avevo cambiato un po' il rating, perché non sapete che a me le banche non mi piacciono, e quindi tutto sommato, ragazzi, io così, se devo dire la mia, però parla uno che adesso sono stato molto rivalutato, cioè la mia considerazione verso me stesso, io proprio faccio outing qui, è eccezionale. Dentro di me, ieri mi leggevo le mie note, le weekly note, le ultime sette, io fossi il comitato dei Nobel, mi darei i Nobel. Cioè, andrei da lì, ma chi è sto mostro? Però ho detto una marea di stronzate anche, cioè di stronzate, no, però insomma, non, cioè, ho avuto 3-4 mesi dove avevo una linea e grosso modo non, se non degli scalpate che duravano 3 ore qui, come logica di borsa, no, non ci credevo. E quindi magari anche per il gioco delle probabilità, questo 2020 l'ho iniziato benissimo a livello di view, benissimo, anche perché ho dato un target già il 2 gennaio che le borse sarebbero andate tra meno 10 più 5, per cui insomma, ed ero l'unico al mondo. Le scrivo queste cose, insomma, in articoli che rimangono strani, per cui sotto questo aspetto almeno mi consolo. E quindi niente, avete capito un po'. Io l'ENI comincia finalmente a essere interessante, per quanto c'ha appunto il petrolio come sottostante, però anche il petrolio in qualche modo lo rifaranno risalire.
però li fanno risalire. Perché vi do una bella notizia, almeno rialzisti, io sono abbastanza convinto, lo leggevo, ma sono convinto anch'io, che finito il pandemonium dell'epidemia, e finirà, avremo dei trimestri cinesi, nel senso buono però, cinesi da PIL cinese, cioè quindi. Perché ci sarà, è un po' come il dopoguerra, no? Gli anni 60 dell'Italia, che abbiamo avuto la ricostruzione, l'Italia negli anni 50, no? Tutti i poveri, il Veneto erano tutti dei poveracci, la Romagna erano dei poveracci, nel Lazio, insomma, dopo la guerra, no? E l'Italia nel 60 è diventata, fino ad arrivare alla quarta potenza al mondo, o quinta, a seconda. E adesso questa storia qui ha l'aspetto più di una guerra perché può comportare una ripresa anche dal punto di vista morale, ma anche dal punto di vista proprio oggettivo, perché se tu non cominci a non andare al cinema, non andare al ristorante, non andare nell'albergo, non fare la vacanza, non fare tante cose perché hai paura, perché vuoi risparmiare e ci sta, abbassi. Il livello di domanda aggregata si abbassa per questo, per cui se solo ritorna fisiologica, e non vedo perché non debba tornare, tu costruisci un delta rispetto al trimestre precedente importante, importante, solo nel fare le stesse cose che facevamo, che poi erano cose modeste, fino a un mese fa. E quindi quando avremo e il mercato ci arriva prima a questo ragionamento, la normalizzazione delle attività. È facile che ci sia una ripresa di tutto, compreso il prezzo del petrolio, compreso l'ENI e magari anche le banche. Però le banche, così perché sono un giocatore, mi sono messo in testa sto 1,81 di Banca Intesa, e siccome magari dopo un po' ci sono mago, ci prendo spesso, diciamo spesso. Alla fine anche le persone che mi prendevano per il culo, che mi hanno rotto i coglioni, perché io ci soffro, vedete che ci soffro, alla fine si sono ricredute. Può darsi che quel target lì non sia così assurdo, non sia così assurdo perché le banche italiane un po' soffrono. E stavo notando anche oggi l'Italia a un certo punto teneva i 22.000, è scesa con l'America sostanzialmente sugli stessi livelli un po' gratuitamente, stava andando anche meglio del DAX perché le banche improvvisamente hanno cominciato a suonare oltre meno 5, 5,48 Unicredit, 5% Intesa, e c'è lo spread purtroppo che è ritornato al record a livello di Salvini quando Salvini dichiarò la crisi di governo, insomma 171 visto stamattina. C'è un po' questa situazione qui. Tenete conto che io vi faccio un commento del tutto mio e lo ripeto sempre, non perché mi voglio, io mi prendo le responsabilità anche, però perché evidentemente quando si parla di mercati si può sbagliare. Poi se uno crede che Banca Intesa ha avuto sempre ragione, se io ero amante di Banca Intesa, dalla mia grande amante è diventata la mia nemica. Prima, ma così ho avuto una svolta. Quando Draghi decise di fare un quantitative easing di 20 miliardi al mese in tempi indefiniti, di alzare i tassi di deposito negativi da meno 0,4 a meno 0,5, di non dare mai una speranza, ho detto no, le banche, mi sono preso sto trip. In parte ho avuto anche ragione perché le banche prima non sono mai partite di fatto, hanno sempre sofferto anche con le idee, però. E questo è quello che penso e colgo l'occasione per ribadirlo. Ok, ottimo. Allora, vediamo, dovrei un po' filtrare le domande perché Tony non le legge e mancano circa 5 minuti. Allora, Ettore chiede, vorrei chiedere a Tony cosa ne pensi, del pessimo ruolo informativo che svolgono i social media che sono molto seguiti dalla massa. Credo che hanno contribuito in modo significativo a generare la psicosi del coronavirus, che sicuramente è un problema, ma date la mano non dovrebbe essere co poi così grave. Sono perfettamente d'accordo, Ettore, Ettore. sono d'accordissimo. Filtrate, filtrate, filtrate.
filtrate i profili, leggetene tre o quattro di profili, se volete leggete il mio, che di stronzate non dico mai, ma mai quelle cose dove si parla, io non mi permetto di parlare di coronavirus, è un problemuccio, è un grande problema, è tutto una... non sono complottista, grosso modo io dico è un problema indefinibile, non mi schiero mai se non ho la certezza di quello che scrivo. Io non, voi potete, non ho mai cancellato nulla nel mio profilo, però non ho mai, non mi sono mai schierato, non ho mai fatto un complotto, un qualche cosa. Tutto al più mi permetto di dire Powell, probabilmente dirà una parolina per fermare l'altezza della borsa, però non ho mai, e quindi concordo con Ettore, perché bisogna stare attenti, perché io mi ricordo quando cominciai a scrivere sul coronavirus che c'erano quei copia e incolla quasi tra i commenti di persone anche carine, che giustamente... Però, insomma, minimizzavano anche altre persone in gamba, minimizzavano questo coronavirus, ma persone in gamba più in gamba di me lo minimizzavano così per sostenere poi che il trend era a rialzo e per giustificare la borsa che continuava a salire imperterrita. E quindi magari se ero rialzista l'avrei fatta anch'io, ecco. Però io cerco sempre di esulare quello che tifo da quello che scrivo. Perfetto, allora, Eric, che tra l'altro è un tuo concittadino, dice: io ho ridotto le size da inizio anno accumulando 6 mini FIB con prezzo medio di carico a 24.500, man mano liquidati con ottimi profitti, tranne uno che è ancora in ampio stop profit e target più ambizioso a 20.000, quindi short, il nostro amico Eric. Per la prima volta dalla parte giusta di un cigno nero, ti ringrazio Tony perché grazie alle tue dritte. Poi ti chiedono, Roberto, allora. Fa piacere, Eric, che in genere mi fa pesare quando sbaglio. Quando azzecco, no, qualcuno ogni tanto me lo dice, però insomma, va bene, grazie. Prevedi dei rialzi sugli indici in serata per prese di profitto visto il grande ribasso e il dubbio coronavirus? Questo un po' si collega a quella di Nicola che chiede cosa potrebbe accadere la prossima settimana, altra settimana negativa, i mercati potrebbero reagire e recuperare. Allora, è una domanda bella anche questa, sono tutte belle queste domande perché, se ho capito bene, lui mi dice, prevedi rialzi in serata per le prese di profitto, che è bellissima se ci pensate, no? Però la traduco perché per me non è, per me è chiara, però è da tradurre. Rialzi per le prese di profitto perché quelli bravi, diciamo, sono dalla parte short. Per cui ricomprando riportano un pochino sopra i prezzi per fare profitto sullo short. Io l'ho intesa così, anche se generalmente le prese di profitto portano ribassi. Direi così, Giuseppe, vero? Sì, assolutamente. Eh sì, perché uno dice prevedi rialzi per prese di profitto, uno dice siamo al cinema, però secondo me la domanda era ben posta, ma intendeva di chiusura di posizioni short. Sì, è una domanda buona. Posso dire che c'è una particolarità che può dare fastidio per un eventuale rialzo, una sola, però anch'io rimarrei a sti prezzi. Stavolta magari ci può essere la sorpresa perché di solito gli ultimi sabato e domenica c'era l'ansia, le brutte notizie, l'accavallarsi di altre brutte notizie, per cui abbiamo sempre avuto dei lunedì notte tremendi. E può darsi che venga anche il turno della buona notizia. Sì, sono per un recupero ulteriore, non forte, ma sono per un recupero ulteriore. Vedo l'America, vabbè che era scesa molto anche ieri, però un po' meglio perché l'Italia ha proprio con queste banche, anche con questo DAX pesante, però un recupero lo può fare. L'unico rischio che c'è per il recupero è che c'è la scadenza mensile delle opzioni sugli indici americani, end of month si chiamano, fine mese, e contano abbastanza la scadenza delle opzioni. E a quel punto, con questo casino, non vorrei che ci fossero molte
put vendute, forse si saranno già stimate, put, cioè opzioni, quelle che uno ha venduto per degli anni o dei mesi e le incassava tutte. Essendo vendute molte put, perché è uno sport degli americanoni, vendere le put, perché alla fine salendo sempre, le put, vendere le put vuol dire vendere delle opzioni ai ribassisti. E siccome i ribassisti hanno sempre avuto torto, meno male è diventato uno sport nazionale. E che ha causato questi ulteriori ribassi un po' esagerati. Ecco perché ce l'ho con gli americanoni. Non vorrei che qualche americanone sia ancora lì speranzioso con delle put e quindi per sistemare posizioni è costretto a vendere del sottostante e quindi può creare molta volatilità in fine serata. Se uno è short, se uno è flat, se vuole rischiare su un eventuale brutto prezzo di qualche cosa di americano, secondo me lo può fare perché a quel punto è un movimento tecnico. Oppure magari qualcosa recupera, per cui sarei senza sta storia delle opzioni per un recupero. C'è la storia delle opzioni e in genere quando ci sono tante opzioni gli insaccati rimangono ancora più insaccati, cioè nel senso che se c'è una direzionalità da un senso o dall'altra viene punito chi è massacrato perché a quel punto si deve arrendere e fare l'operazione inversa, chiudere la posizione in perdita e quindi se uno ha venduto delle put deve vendere per fare pari, vendere i FIB, vendere i Nasdaq o vendere il Standard & Poor's. Ci potrebbe questo essere questo ulteriore colpo di coda, però in questo caso non è il Tony che piace perché ho detto può scendere, può salire, però è quella la mia ansia. Io ho un Nasdaq insaccatino, uno solo, long. Ho un po' timore di questa storia qui, però me lo tengo e poi lo gestiamo. Lunedì parliamo e vediamo come è andata a finire. Tanto ci vediamo, no? Esatto, perché vedo che ci sono tante altre domande. Intanto l'oro è crollato 1580, adesso come mai non fa più, non fa bene rifugio, però adesso forse se è entrato adesso, prima Tony ha fatto un bellissimo excursus sull'oro e quando poi ci sarà la registrazione, penso al massimo lunedì, puoi iniziare, puoi rivederti il passaggio in cui Tony ha spiegato in dettaglio. Tra l'altro, l'ho venduto in diretta con Bravo. Giuseppe. Alle 15:58 mi ha detto ho venduto oro. Timing perfetto. Grandissimo Tony. Ok, allora io vi do appuntamento alle 8:45. Mi scuso per alcune domande che purtroppo non sono riuscito a fare, però lunedì appunto c'è l'altro webinar alle 8:45, quindi me le sono segnate quelle, poi le girerò nuovamente a Tony. Grazie a tutti e buon weekend. Io ringrazio e io mi piace, come vedete uno, io voglio dire, come mai fai tanti webinar? Perché mi piace, sai con quei vecchietti che ti piace parlare con i ragazzi, con chi lo ascolta, poi ci sono tanti ragazzi, ci sono tante persone adulte, anche se non interagisco, a me piace vedere la lista dei partecipanti e vedere che non si abbassa, è un simbolo bellissimo, vedere che parte da X e poi l'X è sempre incrementale e rimane lì. E questo vuol dire che è destato attenzione, è destato interesse. E questo è il mio regalo massimo che potete farmi, perché per il resto non interagiamo e non vi vedo e non posso altro che attaccarmi a questo bellissimo dato. Grazie. Poi ci sono sempre tantissime domande, quindi è sicuramente molto, sempre molto interessante quello che ci insegni. Grazie di nuovo a tutti, buon weekend.